mamma mia. E non ti dico soldi per questa sì roba. Non ti dico neanche quanto costa, dopo te lo dico. Fatti, sono Otto di Puro Fibra Italiana. In questo video con mia madre andremo a vedere il mio armadietto di Fortnite. E ce ne saranno delle belle, anche perché mia madre non sa niente di Fortnite. E il video durerà un pochino perché chiaramente le skin sono tante. Vi lancio una sfida: a 5000 supportatori nella shop farò lo stesso video con mio padre. Mio padre è uno che ci va giù pesante e scoprirà quanto ho speso per tutte le skin. Mentre al raggiungimento dei 5000 mi piace, mia madre scoprirà quanto ho speso, eccetera. Quindi lasciate un mi piace. Detto ciò, buona visione. Allora, sicuramente te non sai niente di Fortnite, sai come funziona il gioco? No. No, bene, niente di niente. Zero assoluto. Benissimo, allora ci sono 100 persone che si buttano su un'isola e devono combattere, alla fine vince l'ultimo rimasto. Quindi in pratica tu ti butti, prendi delle armi, prendi delle cure e devi andare a sparare agli altri. Normalmente quando tu inizi il gioco e non hai comprato niente di niente, hai questo personaggio qua, diciamo, che è un personaggio basico. Fatto sta che tu nel gioco puoi comprare nel negozio delle skin, si chiamano, tipo questo personaggio qua si chiama una skin, oppure questa è una skin, cioè vari personaggi, quelli che ti piacciono di più tu li puoi comprare, e i prezzi però non sono in euro, sono in V-Bucks, si chiamano così queste cose qua azzurrine. Come puoi vedere, questi sono i prezzi dei V-Bucks, quindi tipo 1000 V-Bucks costano 10 euro. Ok, quindi in totale io qua quanto ho tipo di soldi? 4 euro e 45. Guarda quanto costa tipo questa. Costa 12 euro, ok? Questa costa 5 euro. In pratica togli due zeri, sì, e capisci quanto costano le varie robe. Tipo questa costa 15 euro per dirti. Ok? Ora, in questo video io ti farò vedere tutto il mio armadietto, diciamo, dei vari personaggi che ho io. E tu mi dirai quelli che ti piacciono di più, quelli che ti piacciono di meno, eccetera. Invece nel prossimo video tu scoprirai quanto ho speso. Anzi, prima mi dirai tu secondo te quanto ho speso e poi io ti dirò la verità su quanto ho speso. Perché ridi? Perché mi fa già paura vedendo i prezzi. Guarda quante. Cosa, questo è il tuo armadio? Sì, questo è il mio armadio delle skin, sì. Beh vabbè, alcune me le hanno regalate. Alcune, perché tu puoi comprare le cose come regalo se hai i soldi abbastanza. Compra come regalo, vedi? Io posso regalarlo, sì, a un mio amico, tipo. Comunque adesso partiamo dalle skin più brutte. Vedi, sono disposte, sì, per rarità. Quelle verdi costano di meno. Quindi quelle, sì, verdi costano... non te lo dico per ora. Queste, poi ci sono quelle azzurre, che sono un po' più bruttine. Ci sono quelle viola, che sono già più... molto più belle. E poi ci sono quelle leggendarie, tipo, vuol dire che sono bellissime proprio. Tu devi dirmi se ti piacciono. Brutto, perché non mi piacciono gli occhiali. Non vede il viso. Vabbè, che coperto, protetto, quello sì, però non mi piace. Questa è una skin che dicono sempre che sono io, perché vedi che ha il cappello, è una delle poche che ha il cappello, allora dicono sempre che sono io. Beh, se ti togliessero le... I baffi, sì, sarei proprio forse, io. Sì. Questa me l'hanno regalata. Sì, una donna cactus. Questo è un soldatino, sei, sì, soldatini, ha addirittura due colori, vedi? Ah, sì, però, roba seria qua. Metamorfosi qua, cambiamento. Invece a Natale si gioca con questa. Oh, che bella, questa sì che è bella. Sì, questa è bella, ti piace. Tu ricordatele, perché poi dovrai dirmi la tua preferita, ok? Sì. Questa non ti piace tanto? No, Black Cat. No, ma va. Ma cosa? No. Tipo assomiglia. Ti ricordi come... Catwoman? Catwoman. Ma no, ma dove? Ma sì, dai, no, Catwoman è questa, semmai. Ah, ecco, sì, vedi. Questa sì. Vabbè, ma andiamo... proprio... Partiamo con quelle più semplici adesso. Brutta questa. Ah, a me questa piace invece. Sì, è carina. Questa è tipo carina, giapponese. Poi questa. Interessante. Questa è una delle mie preferite. Mm. Sì, è un cavaliere. Perché è vecchissima, tra l'altro. È tipo quando il gioco era appena uscito, quasi, vendevano questa. Questa la vendevano nella season 2 di Fortnite. Una season è un mese e mezzo circa. Mm-hmm. E la season 2 di Fortnite era a dicembre del 2018 circa. Mm-hmm. Quindi si parla di un anno e passa fa. Quindi no, non dicembre, gennaio 2018. Gennaio 2018. Vabbè, altro che... Sì, sì, è vecchissima. Infatti non si può più comprare questa, perché si comprano tipo in un pacchetto unico tante skin, e questa non si può più comprare, tantissima gente. Ma tu li puoi vendere, le puoi no, comprare? No, non si può, no. Il tuo armadietto è solo il tuo. Puoi regalarle dal negozio, cioè io posso comprarla a qualcuno, ma una mia non la posso regalare via. Questa è quella che studia all'università. Si vede. Infatti, vedi, vende le patatine al McDonald's. No, non esagerare. Poi questa qua invece è una skin molto rara, perché te la danno solo se compri tipo le schede video. Le schede video costano tipo 1200 euro così, quindi solo se compri una scheda video ti danno questa qua. Questa è la skin del calciatore, perché in Italia... assomiglia. No, assomiglia, è fatta apposta. Cioè, posso modificare tutto la nazione, non c'è quella moldava. Oh, vabbè, c'è quella italiana, se vuoi. Questa è per Halloween invece. Bisogna prepararsi per ogni evenienza. Questa ti piace? No. È un pesce. Mamma mia, ma perché? Orribile. È bellissimo. Beh, anche questo.
Cosa? È fratello del precedente. No, è brutto. Sei bellina? Sì, carina, carina. Questo in pratica è un mostro di un film, quindi tipo hanno fatto la... la collaborazione Fortnite col film e quindi hanno fatto sta skin, me l'hanno regalata. Però io non sono un fan di quel film lì. Questo è il cavaliere come prima, però è una donna adesso. Se questo è tipo Rambo. Questa è la preferita di Luca, quello di Milano. Ah, ciao Luca. Come ti pare questa skin? Beh, carina. Solo perché piace a Luca. Sì. Questa è la versione oscura, a me piace di più quella oscura invece. Anche questa me l'hanno... Ha il Dragon Ball lì. Cos'è il Dragon Ball? Beh, è un lama unicorno. Il simbolo di Fortnite sono i lama. Okay. Non so che sia. Vabbè, ecco, scusa, non ho mai visto. Guardalo. E questa è la ballerina, cos'è? No, è più calze lunghe tipo. Ah, ok. Tipo, ma ci sta, ci sta. Questa è una riccona. Vedi che ha il capotto di cucciolo di tigre. Sì, questa c'è in due... Cleopatra? Sì, tipo. Qualcosa del genere, esatto. Questo è l'uomo di neve, sì, di ghiaccio, sì. Esatto, vedi, c'è in due stili, tipo... Non ti piace? No, mi piace. Ah, a me no, a me fa schifo, una delle più... Questa è una vampira, tipo. Sì. È bella. Ci sta, sì. Questa è una segretaria, questa me l'hanno regalata. Interessante, alla indiana. Sì, a me piace questa. Sì, sì, interessante. È bellissima questa. Sì, è l'astronauta. Sì. Cosa? Questa tutta luccichini. Sì, sì, carina. È la mia preferita questa. Oh, lo so. Sì. Questa invece sempre per Natale, un'altra che mi piace un sacco questa. Molto bella, è molto vero. Interessante. Poi mi piacciono tanto le bombe. Granate. Le granate sono bellissime. Le palle mai di neve, viste, sì. Guarda questa. Vabbè, hai visto anche il coltello che è una carota. Anche il coltello. Sì, sì, questa è bellissima proprio. Peraltro anche le pallottole sono delle carotine. Esatto. Ah, belle. Tutto carotine perfetto. Devi vabbè, cosa vuoi? Si deve luttare, ma non sai neanche cosa significa luttare. Lottare. Ah, lottare. Questa c'è in due stili, tipo Indiana Jones femmina. Questo è Babbo Natale in varie versioni, con la testa di lama, con la testa così e con questa, ma a me piace di più con questa, quindi lo tengo con questa. Così proprio Babbo Natale. Sì, ma non lo uso mai perché è fatta apposta per Natale, come questa, la sciatrice. Questa è una delle mie preferite. Sono i medici della peste, tipo quelli che c'erano, sì, a Venezia, no? Vedi che hanno anche il coso, sì. Vedi il detective? Sì, James Bond volevo dire. Insomma, un proprio questo... James Bond. Questo è Chuck American Norris. Sniper. Sì. Sì, sì, un po' sì, ci assomiglia. Questo è un DJ famoso, Marshmallow, si chiama. Questo è quello che lavora al McDonald's. Questo è un barbone. Beh, poveretto, ha la barba così pettinata bene, barbone, ti sembra? No, è un barbone, sì. Fidati. Questa è un'altra delle mie skin preferite più iconiche. Sì. Si chiama Jack Gordon. Non mi dire che volevi comprarti un vestito così? Sì. Sì, invece me lo vorrei comprare, sai che io li porterei ste robe. Vedi questa che bella, questo è un tipo che fa finta di cavalcare un lama, in realtà no. Cappuccetto rosso. Sì, moderno il cappuccetto rosso. Però non mi piace. Perché? Perché non mi piace. No, va bene. Sì, questo è interessante con questa. Ha due stili, tra l'altro. Questo assomiglia tantissimo a Luca. A Luca. Sì, bravo. Guardalo, è lui, Ma dai. È lui, È identico. Identico, infatti. Ma l'hanno fatto apposta per lui. Ma va, questa. È interessante. A me piace un sacco. La questa. Marinara. Ma quale marinara? È un ladro. È un ladro. Sì. È un ladro. La testa mi piace. Il resto no. Il resto no. Questo proprio non mi piace. È una banana. Ah, ho capito che è una banana. Scusa, non ciao banana. No, non mi piace la banana. Questo è di un film della Marvel. Infatti sì. È una collaborazione con la Marvel. E anche questa sarebbe Scarlett Johansson. Questa mi piace non tanto. So, aspetta un sì, attimo. Sì, la conosco. Questo è un saldatore. Vedi che ha la maschera da saldatore. Sì. Un astronauta carino. Oscuro. Questa è bruttissima, secondo sì. me. È tipo l'ultima skin uscita. Adesso sarebbe Oddio. Una supereroe tipo bruttissima, no, però non è carina. A me non piace questa, mi piace invece un dinosauro. Sì, questa mi piace anche questa, questa piace. Mi piace, infatti questa l'ho sbloccata, sì. Oggi ci ho fatto il video per piace. Adesso questo sarebbe un robot, può essere anche un pollo. Sì, ma non mi piace. No, neanche a me, infatti, troppo buono, non lo so. Questo è un cane di fuoco. Cane di fuoco aggiudicato. Ti piace? Sì, aggiudicato, non mi piace. Però, beh, la ragazza mi piace. Questa è tipo tanto. Una motocicletta futurista. Ti piace tanto questa? Questo è il re dei ghiacci, anche lui ha vari colori. Questo sarebbe Cupido, tipo. Sì. E c'è in versione ghiacciata, in versione tipo cattiva. Ghiacciata già è meglio. Sì, ghiacciato è il mio preferito. Poi questo sarebbe il capo dei vichinghi, tipo. E c'è in vari stili, tipo posso anche togliergli tutto. Questa è una vecchissima, tantissimi vorrebbero averla ma non possono. Sì, carina. Comprare. Anche questo è il lupo di cappuccetto rosso. Sono tutti insieme. Sì, beh, sì. Questo è bellissimo come il lupo di cappuccetto rosso. Infatti ci sono di vari colori poi.
poi. Allora lo devi abbinare. C'è anche versione rosso, normale. Caceto rosso. No, a me piace di più il giallo, quindi comunque lo tengo okay. Giallo. Questa è Catwoman, anche bellissima, lei. Bellissima, di vari colori. È una specie di rapinatore tipo Eleven Ocean, quelle robe lì. Infatti le fanno uscire, tipo tu hai la il suo zainetto, perché ogni skin di solito ha uno zainetto, è tipo una valigetta piena di soldi. E questa è la versione infuocata che mi piace lo stesso. Questo è di un film, si chiama John Wick il film. Sì, già meglio. Questa è una delle d'accordo. Mie preferite. Sì. Una samurai. Anche se in realtà tipo c'è sia col cappello, sia col cappello col gatto, tipo con la maschera, ma mi piace di più così, a me. Sì? Un soldato russo delle nevi, non so. Sì, allora. Ecco, questo è il russo delle nevi. Sì, questo è già... Questo è un pirata, che da pirata così, di vari colori, anche nero, anche rosso. È carino. Diventa sempre più... Interessante. Sì, sì, infatti, questo mi è piaciuto tanto. Poi c'è il cavaliere di ghiaccio. Sì. E c'è il cavaliere nero, che questa è una delle skin più rare in assoluto, perché appunto... È del secondo pass uscito ed era l'ultima skin finale, dopo ti spiegherò cosa significa. E tantissima gente vorrebbe avere questa skin e invece non ce la può avere, io invece ce l'ho. Dire che mi fa impazzire, no. Ma infatti non è bellissima, piace solo a chi non ce l'ha, perché io per esempio ce l'ho, non la uso mai, perché non è che faccia chissà che impazzire. Allora devi usarla, qualcuno piace così. Beh, guarda che questa è rara tanto quanto la mia preferita, perché sono uscite tutte insieme, nel senso nello stesso pacchetto. Quindi se tu comprai il pacchetto le avevi, altrimenti no, ma dopo te lo spiego, le abbiamo quasi finite. Questa è un'altra delle mie preferite, una cowboy. Sì, interessante. E poi... No. Questo è un ragazzo giapponese, ha vari stili, può essere anche normale, tipo così. Beh, normale già mi piace di più. A me piace invece col super vestito così. Queste insomma erano tipo tutte le skin che io ho. Okay. Poi tu puoi anche comprare i picconi, perché nel gioco tu per fare materiali, per fare roba, perché poi puoi costruire, ci sono vari picconi che tu puoi avere, eccetera. Quindi tipo, vedi, questo l'ho preso per Natale, questo è per la banana, questa è la falce. Okay. A me piace un sacco questo, c'è il ghiacciolo. Ti faccio vedere un po' quelli più belli, secondo me. C'è tipo questo scrigno col polipo. No, è interessante. Questo dinosauro. Questo è il primo che ho comprato. È la prima cosa che ho comprato su Fortnite, questa. E non ti dico... soldi per questa roba. Non ti dico neanche quanto costa. Dopo te lo dico. Vedi, guarda questa che è interessante. Questa è stata fatta per Ninja, il famosissimo quello americano. Che il suo colore è il blu e il giallo. E gli hanno fatto il ninja orsetto, tipo. Perché lui aveva detto in una sua live, chissà se mai farà... Ormai su Fortnite stanno facendo di tutto, chissà se faranno mai una katana, che si chiama così, si chiama questa spada, dentro uno di quelli per sturare i cessi, e l'hanno fatto. Poi quando devi atterrare sull'isola hai il tuo ombrello, e anche qua ce ne sono vari, ci sono quelli, questi li ottieni ogni stagione per la vittoria. Tipo questo è ghiacciato, questo è della stagione 2, vedi, stagione 2, quindi è molto raro teoricamente. Okay. Poi questo è della stagione 8. Questa è della, siccome la adesso stagione 9 è futuristica, quindi vedi che c'è questo ombrello tipo olografico. Bello. Questo è quando c'è stato il capodanno cinese. Sì. Vedi, tutto rosso. Mi piace un molto sacco a me questo. Bello. Dai, bellissimo. Sì, ti piace. Sì. Dragone reale è stato tipo il primo deltaplano leggendario, e dopo molto ti dico bello. Quanto costa, infatti. Dopo molto ti, quando bello. Saprai quanto costa non sarà molto bello. No, non sarà molto bello. Sì, però non lo usa nessuno perché occupa tantissimo spazio e non vedi niente praticamente. Così come il drago di fuoco. No, vabbè, ma tu non vedi quello che c'è per terra ed è male. E una delle cose che rendono Fortnite più famoso, cioè il gioco che è, sono i balletti. Perché tu, quando sei in partita, dopo che hai ucciso un nemico, fai i balletti. E quindi ce ne sono tantissimi. Tra i più famosi, diciamo, c'è questo. Che siccome è vecchissimo, la gente non lo può avere, lo vorrebbe avere. È uno dei balli più rari. Questo che è quello della canzone moldava, hai presente? Sì. Ce ne sono tantissimi, insomma. E sono bellissimi, anche quelli chiaramente devi comprarli, ne ho tantissimi tipo. Alcuni sono semplici, tipo uno schiocca di dita o robe del genere. Questo lancia i soldi. No, le monete, invece monete. Questo lancia i soldi. Alcuni invece sono balletti che tu puoi anche usare per muoverti, tipo vedi che se hanno la freccia vuol dire che tu li puoi usare per muoverti in avanti. Boh, alcuni sono strani. Però ha una bella elasticità la tua. Beh, ma tu qualsiasi, guarda, se io posso usare anche il troll delle nevi per dirti per fare i balletti, non è che... Sì, alcune fanno ridere quando usi certe skin infatti. Con certe robe. Anche lui apre la bocca quando balla. Vabbè, quindi tu, dopo aver visto tutte le varie skin, eccetera, devi dirmi qual è la tua preferita, se ti ricordi un po'. Dimmi se ti ricordi una che ti piaceva tanto. Bella, Catwoman mi piace. Catwoman, immaginavo. Ecco, allora questa è la tua skin preferita. Bellissima. Bene, bene.